Prego. Marco. Una serata praticamente perfetta, possiamo dire. Ah, beh, sicuramente dal punto di vista del risultato abbiamo fatto un'altra grande prestazione, perché altrimenti contro una squadra come il Padova non porti a casa un risultato così, e la prestazione chiaramente è diventata eccezionale nel momento in cui abbiamo giocato con un uomo in meno per tutto il secondo tempo e si è stati bravi a concedere solamente qualche sporca occasione, e per assurdo abbiamo avuto anche la possibilità di, in ripartenza, di essere più pericolosi, perché siamo mancati nell'ultimo passaggio e potevamo forse anche chiuderla. Quindi, al di là della prestazione importante che abbiamo fatto, ci metterei anche qualcosa in più. Abbiamo messo anche il cuore, abbiamo messo tutto, abbiamo voluto portare a casa una vittoria che poi alla fine credo per questi motivi qua sia anche meritata. Poi è chiaro che subisci la pressione di una squadra forte anche con un uomo in meno e ancora di più, però la bravura di non concedere palle gol eclatanti e di difenderci bene con ordine. Sull'espulsione cosa è successo? La sua. Ma per proteste, però di solito mi aspetto che mi vengano ad ammonire o mi avvisino prima di cacciarmi fuori, sinceramente. Invece è arrivato direttamente col cartellino rosso, mi ha stupito, questo e basta. Poi sicuramente ci sono state delle proteste insistenti, questo è vero, ma non ho offeso nessuno. E siccome da adesso ci sono anche i cartellini gialli, mi sarei aspettato di essere ammonito prima che espulso. Dopo questa bella vittoria cambiano gli scenari per la Feralpi? Cosa dire? Noi vogliamo arrivare alla fine di dicembre prima di incontrare tutti, prima di fare dei bilanci iniziali. Sicuramente l'ultimo periodo dice che questa è una squadra, la nostra è una squadra che con questa mentalità può dar fastidio a tutti. Poi dove possa arrivare sinceramente non lo sappiamo ancora, perché ci sono anche tanti giovani in campo che hanno margini di crescita e anche qualche vecchietto che non ha ancora finito di stupire. A volte trovare il gol subito all'inizio non è mai un segnale positivo, nel senso che magari poi uno si addormenta. Invece per voi avete continuato a giocare nonostante il gol subito. Sì, abbiamo sofferto da subito comunque, perché comunque il Padova ci ha messo là. Però, ripeto, abbiamo sofferto il giusto e concesso poco. E poi sì, abbiamo continuato a giocare, sicuramente nel primo tempo in parità numerica abbiamo cercato anche di palleggiare. Poi è normale che una squadra come il Padova ti metta in difficoltà. Lupi già ammonito, poteva mica aspettare un attimo. Sì, forse poteva aspettare un attimo, forse anche eccessivo due ammonizioni così, però ripeto, teniamoci questa vittoria e lasciamo stare le piccolezze, poche cose negative. L'espulsione ci ha permesso di dimostrare di avere una squadra di grande carattere. Giorgio, alla fine un'esultanza incredibile in campo, tutta la panchina, tutti abbracciati, il gruppo è forte, è cementato. Eh sì, questo è sempre stato un gruppo forte, fuori dal campo. In campo all'inizio ho fatto un po' fatica a capire quello che secondo me serve per vincere le partite in Serie C, e nell'ultimo periodo è riuscito a mettere in campo anche questo, e poi il gruppo è cresciuto anche nello spogliatoio. La difficoltà mia in questo periodo qua è quella di dover lasciare fuori sempre dei giocatori che quando entrano fanno bene, però poi siamo tutti contenti e tutti troveranno spazio. Domenica si va a Trieste, un altro esame importante. Sì, perché la Triestina è affamata di punti ed è una squadra che non ha niente da invidiare al Padova, per cui ho le prime della classe, per cui dobbiamo ricaricare le pile, caricarci dell'entusiasmo che ci siamo presi oggi, piedi per terra, e andiamo a Trieste a vedere cosa succede. Pensava di essere a questo punto il campionato in questa posizione di classifica? E beh, lo speravo, ma sinceramente dopo le prime quattro partite non ci avrebbe scommesso nessuno. Che potessimo far molto meglio, sì, l'ho sempre detto questo. Che facessimo, adesso non so quante ne abbiamo fatte, 6 vittorie consecutive, un pareggio. Cioè, consecutive comunque, 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. Quanti punti vi mancano secondo lei alla vostra classifica?
Per arrivare dove? No, perché... nel senso che i due punti in casa, quando rigore così al 92. E vabbè, qualche punto nelle prime partite l'abbiamo lasciato per strada, però poi alla fine magari quei punti lì persi sono serviti per forgiare il carattere della squadra. Il presidente Ciro in spogliatoi? Sì, era contento, e noi siamo contenti di farlo felice, perché chiaramente quando ci sono persone che investono nel calcio e non solo oltre al tempo, magari che toglie la famiglia e anche le risorse economiche, chiaramente è sempre un piacere dargli soddisfazione. Questa squadra di sicuro non potrà mai dire che non si impegna, e quindi dovrà essere, credo sia orgoglioso di questo. Grazie. Si aspettava tutti questi cambi nella formazione titolare del Padova? Non lo so, di sicuro qualche giocatore in campo me lo aspettavo diverso, però poi quando si giocano tre partite in una settimana, anche noi abbiamo cambiato parecchio dall'ultima partita, è normale, e soprattutto quando è un organico forte credo sia anche giusto coinvolgere tutti. Grazie. Grazie a voi.